Sandro Cherchi, protagonista del Tergu che vince a Castiadas, una partita che è successo di tutto, no? 1-0 il Castiadas, poi recrimina su dei rigori, espulsione loro, poi 2-1 voi sotto e poi 2-2, il 3-2 tuo nel finale che ha dato la vittoria importantissima per voi per la classifica. Sì, hai detto tutto. Per me oggi è la vittoria del gruppo, perché forse la gente non lo sa, ma noi giocatori ci abbiamo pagato la trasferta per venire a dormire qua il giorno prima, perché volevamo far bene, volevamo vincerla, se possibile, portare i punti a casa. L'abbiamo fatto contro una signora squadra, secondo me, perché loro sapevamo, hanno un grande allenatore e poi sono una bella squadra, però siamo andati sotto una volta. C'era, secondo me, forse ci poteva stare il rigore per loro, perché ci poteva stare il 2-0. Come ci poteva stare l'espulsione, ultimo uomo, il loro giocatore, ma sono episodi che valutano gli arbitri, noi alla fine non c'entriamo niente. Abbiamo pareggiato, siamo andati sotto subito e lì secondo me un'altra squadra le dava una mazzata, invece noi abbiamo reagito da squadra e siamo stati bravi, grazie anche a chi è subentrato perché ci hanno dato una grossa mano. Ha vinto il gruppo, noi siamo un bel gruppo da inizio anno e niente, siamo contenti. Sono tre punti fondamentali per noi, ora ci aspettano due partite in casa e dobbiamo far bene, perché sennò non serve a niente questa vittoria. Comunque siamo contenti anche per il nuovo mister, perché inizierà a lavorare bene, perché alla fine ha lavorato 5 giorni con tutti e quindi ci sta già dando qualcosa di suo. E quindi... Senti, in trasferta siete la seconda miglior squadra dopo il Tortoli, adesso bisogna vincere in casa, no? Ne avete due in casa, ricordato, e lì dovete fare la differenza. Sì, in trasferta facciamo sempre bene, le abbiamo vinte tutte, una pareggiata e una persa. Perché non lo so cosa ci prende, forse il pubblico in casa che non viene per quello, però no, a parte gli scherzi, in casa è vero, abbiamo fatto pochi punti, ma a volte non meritavamo di perdere, abbiamo perso, a volte non meritavamo di pareggiare, abbiamo pareggiato. Comunque il campionato rispecchia l'andamento della squadra e niente, se continuiamo ad andare così, andiamo ai playoff, mi va anche bene, quindi non è un problema. Senti, torniamo alla gara di oggi, siete pariti col 3-4-3, mister nuovo, l'avete provato, avete bisogno probabilmente di provarlo e riprovarlo, poi quando dovete recuperare la gara, 4-4-2 con tanti giocatori offensivi, Frasche, tu ai lati, con Falchi e Spinola in avanti, e lì fate male. Sì, è stato un modulo che anche il mister lo sa, che sicuramente oggi andavamo in difficoltà. Poi io non sono l'allenatore, avrà visto lui se abbiamo avuto difficoltà. Certo, noi giocatori sappiamo che quando abbiamo giocato con i due attaccanti siamo stati sempre più pericolosi per il tipo di giocatori che abbiamo. Però lui è una persona che ha visto calcio, ha fatto calcio, quindi cioè, saprà lui quello che... Ripartirà bene da una vittoria, saprà lui quello che dovrà fare, quindi niente, lo ascolteremo e basta. Senti, invece chiudiamo con te, un periodo un po' particolare per l'infortunio, una ricaduta, hai recuperato e oggi anche segnato, quindi una bella soddisfazione. Sì, su di me tante voci che dovevo andare via, mi dovevano mandare via perché ero infortunato. Io mi sono fatto un infortunio muscolare e niente, sono stato 5 settimane, sono rientrato, ora sto bene, cerco di dare il massimo per la squadra, poi... Ricordiamo, fascia di capitano. Sì, ho la fascia, ma non conta. Il capitano anche senza la fascia uno lo può fare, quindi non ci sono problemi. Mi adatto sempre a quello che mi dice il mister, aiuterò i compagni fino a quanto posso. Poi se riesco a fare gol, riesco a far gol, tanto quanto, è tanto di guadagnato per tutti. E niente, siamo contenti, siamo tutti contenti. Torniamo a casa, ci faremo un viaggio lungo, felici. Grazie Sandrino, complimenti ancora, in bocca al lupo appunto per le prossime gare e voi un traguardo importante da raggiungere, il playoff. Crepi, grazie.